nuovo compleanno vlog. Ecco che arriva il festeggiato. Ho voluto iniziare subito questo vlog perché appena si sveglia voglio subito fare gli auguri. Scusate, ma non riesco neanche a parlare stamattina. Sei pronto, mo? A farti vedere? No, che c'è? Non ho paura della mattina. Auguri, Auguri, amore! grazie, grazie. Buongiorno! Come va? Male. Sei imbambito? Sì. Stiamo facendo colazione. Io latte, caffè e cookies questi qua del Conad. 5, perché sono piccolissimi. Invece Andrea sta mangiando pure lui il latte. Dove stai? Oh, ecco te. E questi biscotti sempre dell'Eurospin, simili novellini, che abbiamo presi gratuitamente con l'app. Amore, buon appetito e tanti Grazie, auguri, buon grazie. compleanno. Buon appetito non si dice, però vabbè, fa niente. Buona faccia. Noi ci riaggiorniamo a più tardi. Oggi facciamo vedere che facciamo, amore. Eccomi qui, amici miei. Allora, abbiamo fatto colazione, ho pulito tutto. Da casa, ho lavato a terra, abbiamo sistemato i bambini, lavati e portati a scuola. Abbiamo fatto tutto. Adesso sto cominciando a preparare la torta. Ieri avevo fatto tutte le preparazioni e quindi oggi la sto montando. Vi faccio vedere passo passo quello che ho fatto. Prima però voglio farvi vedere come mi sono vestita in onore di mio marito per la sua festa. Niente di particolare, è una cosa molto semplice perché poi devo stare a casa, però insomma, almeno un pochino più carina, non con i soliti leggings. Comunque, prima di farvi vedere come sono vestita, voglio dirvi che più tardi ho da farvi vedere una nuova collaborazione. Di questa collaborazione ne sono veramente felicissima, come quella della crema. Perché? Perché è veramente secondo me un prodotto valido, è proprio fatto per voi, amici miei, soprattutto nel periodo natalizio, quindi potrebbe essere un regalino pazzesco. Comunque adesso non vi voglio spoilerare niente, dopo vi faccio tutta la mega pubblicità, così si chiama, tutta la mega pubblicità, vi faccio vedere tutto quanto e vi dico tutto quanto, però sono proprio contenta. Comunque adesso giro la telecamera. E vi faccio vedere come sono vestita. Voilà! Io adoro questi vestitini a trapezio. Trapezio perché è stretto qui e poi mano a mano si allarga. È un vestitino semplice, ma non ci fate caso che ho tirato sulle maniche perché sto con le mani in pasta. Però è veramente un vestitino carino. Diciamo la lunghezza anche va bene perché sta qualche dito sopra il ginocchio. E mi piace tantissimo questo stile anni 50, questo anche barra 60, mi piace veramente tanto. E ho queste calze pesanti perché qui fa un freddo cane. E questo vestitino lo comprai sempre al mercato a 3 euro. Voi non potete capire quanto mi dispiace il fatto che quel banco dove io compravo questi vestitini usati non c'è più. Questo è un vestitino usato, oppure vendevano vestitini fuori stock, cioè che avevano magari qualche piccola pecca, qualche piccolo erroncino e quindi non venivano venduti nei negozi. Però vi dico, i vestiti usati vintage sono quelli più belli, più belli. Non mi ha mai fatto schifo indossarli perché ovviamente uno prima li lava, quindi che schifo ci sta. E poi a 3 euro veramente. Ne ho comprati tantissimi e il fatto che non c'è più ci sono rimasta malissimo. Vabbè, detto questo, questo qui è il vestitino, io lo adoro. A voi piace, amiche mie? Sì, ovviamente è uno stile un po' più da grande, quindi magari se c'è qualche ragazza in ascolto, forse non gli piace, non è proprio il suo genere. Però voi, amiche mie, dell'età mie o più grandi, sicuramente saprete apprezzare questo stile, io lo adoro. Eccomi qua con le mie gambettine, con queste calzette nere, con i polpaccetti belli muscolosi. Polpaccetti muscolosi e non ho mai fatto ginnastica. Aspettate che. Ecco, ecco qua. Non ho mai fatto ginnastica, però non ho la punta del piede, vedete? Non ho il collo del piede, vedete? C'ho il piede piatto, niente. Vabbè, comunque non avrei potuto fare la danzatrice. Comunque, detto questo, adesso vi faccio vedere cosa ho cominciato a preparare. Vi porto nella mia cucina. Pronta?
pronta già all'opera, vedete già qualcosa? Allora, questa è la bagna fatta con acqua, zucchero e limone. L'ho fatto ieri, così nel frattempo si è bella amalgamata. Già l'ho usata, adesso vi faccio vedere. Qui c'è la panna montata, qui c'è la crema pasticcera, qui ci sono i bignè. I bignè, ragazze, allora voi dovete capire che mi vengono buonissimi, ma devo ancora azzeccare la quantità giusta per farli venire più piccoli. Quello ancora mi devo imparare. Sono venuti bruttarelli, ma sono buoni perché Andrea già l'ha assaggiato uno insieme alla crema pasticcera. Poi vi faccio vedere la base che ho fatto, che già sta in frigo. Ho fatto, eccola qui, ho fatto una crostata morbida con la ricetta della Char, che è quella, le farine senza glutine, buonissima. L'ho bagnata con la bagna acqua, limone e zucchero. Ho messo la crema pasticcera e ho fatto da sola, ragazze, questo disco di cioccolato fondente. Ci ho provato e siccome io devo seguire gli insegnamenti del professor, chef, pasticcere, come si può chiamare, Knam, io lo adoro, che dice sempre che il disco di cioccolato, gli inserti di cioccolati devono essere fini, perché quando si va a tagliare non deve sfragnare tutta la torta. Speriamo di averlo fatto fino. Comunque, sembra abbastanza fino, se lo vedete sembra proprio una foglia, una sfoglia. Vabbè, in questa torta ho fatto un gradino più alto, ho messo persino un inserto al cioccolato. Sopra questo inserto al cioccolato, che poi sparirà, andranno tutti i bignè messi in posizione piramidale. Adesso vedrete, riempiti però non di crema pasticcera, ma riempiti di crema chantilly. Crema chantilly, quella io chiamo crema chantilly il mix tra crema pasticcera e panna. Perché in teoria la crema chantilly all'italiana, come mi ha detto una ragazza, bene me l'ha specificato, è crema è la panna montata alla vaniglia. La crema chantilly mi pare normale, ma dimmi, perdonami se ho sbagliato, ricorreggimi, non ti preoccupare, sarebbe la crema pasticcera mescolata con la panna. Vabbè, detto questo, adesso devo fare questa crema chantilly e andare a riempire tutti i bignè. Dopodiché passeremo allo step successivo. Non vi faccio vedere passo passo, forse magari vi faccio vedere come riempio un bignè. Nel frattempo comincio a mescolare, mi preparo le sac à poche, una con la panna sola perché mi servirà un po' di decorazione e poi l'altra con la crema chantilly. Quindi procediamo e mettiamoci all'opera. Allora, ho preparato sac à poche con crema chantilly. Cioccolato fondente, latte bianco. Qua c'ho i miei bignè che già ho cominciato a riempire, vedete? Adesso vi faccio vedere come faccio. Poi ogni bignè, quando lo monterò, farò uno strato di bignè intinti con la punta cioccolato fondente, uno strato col cioccolato al latte e uno strato finale con quello, come si chiama? Bianco. Adesso ho preparato, anzi, già la sac à poche con la panna che sta in frigo. Adesso vi faccio vedere come riempio un bignè. Tanto, ragazzi, sappiamo fa tutti, chi più chi meno, uno seppure strabordato qua, vedete? Però quello è il buono, cioè devono essere belli, pregni, pieni, buoni. Giro la telecamera e facciamo qualche bignè insieme. Eccomi qua. Comunque io non posso fare i dolci con i cioccolati perché c'è una leccata qua e una leccata là, ecco là che ho preso 2 kg. Vabbè, lasciamo perdere che è meglio. Allora, prendiamo il nostro bignè. Io ho messo questa punta qui perché quelle per riempire i bignè sono così piccole che mi scoppiava ogni volta sac à poche. Quindi ho messo questo col cerchietto. Fate un bel bucozzo qua dentro, così. Aspettate, sacchete. E premete delicatamente. Mentre premete, il vostro bignè si gonfia e mano a mano, vedete, esce da solo. La punta esce da sola. Non premete troppo, se no vi si rompe. Quindi, buchino qui, sacchete, premete delicato e lasciate che il vostro
la vostra sac à poche esca da sola, vedete? Ok. E proseguite così per tutti i cavoli dei bignè. Mio marito va pazzo per i bignè. Io glieli faccio sempre, per esempio, alla festa del papà, San Giuseppe. Lui ci va pazzo proprio. E questi bignè, amici miei, sono senza glutine. Ma se voi li assaggiate, vi dico, voi non riuscirete a capire veramente che sono senza glutine. Cioè, sembrano quelli normali. Senti come pesano, senti come pesano. Io li farò tutti, poi vedremo se riuscirò, se li utilizzerò tutti o no. Consiglio, quando sciogliete la cioccolata bianca al microonde, state attente perché si brucia. Mi si è bruciata la cioccolata bianca, meno male che un po' sono riuscita a recuperarla. Avevo messo 1 minuto e si è bruciata perché non c'ha la stessa cosa, la consistenza degli altri cioccolati. Quindi mi raccomando, sul mio sbaglio imparate voi, cioè vi do un consiglio a voi, visto che ho appena sbagliato. Mi raccomando, dovete assolutamente farlo un pochino alla volta. Quindi che ne so, fate 15 secondi e poi girate, 15 secondi e poi girate e così via. Questo ho fatto, questo ho fatto, questo ho fatto, questo ho fatto. Ok, ci sono alcuni che mi sono venuti tipo pagnottelle praticamente, troppo bassi, però poi se voi li riempite, visto che dentro sono vuoti, un pochino si alzano. Questi li lascio per ultimi e sto bruttarelli. Ecco qua. Vabbè, io proseguo, amiche mie. Senti questo come si gonfia, Madonna mia, che goduria. Lo so che sto fa venire una fame, ma immagino, me lo immagino. Comunque stavolta ho fatto non si sa quante preparazioni per fa sta torta, giusto perché è mio marito, se no col cavolo. Vabbè, io proseguo e poi quando ho finito vi faccio vedere come la monto. A dopo. Sono matta, non ci fate caso, non sono matta, eh. È che mentre faccio i dolci mi sto ascoltando le canzoni natalizie di Michael Bublé, cioè bellissime, bellissime. Se ci sono riuscita, mi ho messo proprio la musica che stavo ascoltando durante il balletto che ho fatto. Vabbè, detto questo, no, il mio momento pazzia. Vi ho posizionato la torta, torta, torta delle mie brame. Chi sarà la più buona del reame? Chissà. Vabbè. No, no, questo, il problema adesso vedo, a parte sti capelli che non c'ho proprio una soluzione. Vabbè. E questo perché? Perché ho assaggiato un po' di crema pasticcera, un po' di cioccolati, un po' di chantilly, tutti sti zuccheri mi hanno dato alla testa. Cominciamo! A pucciare, prendiamo bignè, cioccolato fondente per poi per iniziare. Faccio il primo strato fondente, pucciamolo così. Oh my God, eccolo. Vedete? E si adagia qua. E proseguiamo, ragazze. Io direi quelli più grossi li metto sotto. Quindi, primo strato. Cioccolato fondente, eccolo qua e lo metto qua e vado avanti così. Prendo, puccio, giro e posiziono. Quindi prendo uno grosso, eccolo. Prendo, puccio. E posiziono.
e vado avanti. Quando ho finito lo strato, ci risentiamo. Eccomi, fatti tutti. Adesso passiamo al secondo strato col cioccolato al latte. Prendiamo i nostri bomboloni qui. Prendiamone uno, questo. Cioccolato al latte e pucciamo. Maronna santa. No, cioè, raga, potete capire. E l'andiamo ad adagiare sopra. E proseguiamo così con tutti quanti. Questa operazione è quella un po' più complicata, perché adesso dobbiamo formare una piramide. E non è facile, amici miei. Non è facile manco per niente. Io intanto ho posizionato questi tre così. Poi proseguiamo. Mi sto a far bene in fame, mi sto a far bene in fame. Lo so. So cattiva, lo so. Non c'è bisogno che me lo dite, lo so. Che so proprio un'amica cattiva. Dio santo. In questo video voglio salutare la mia amica Alessia, lei lo sa perché. Ale, ti sono vicina, ti mando un abbraccio grandissimo e un bacio grandissimo. Ti voglio bene. Ti aspetto. Ci fate caso, eh? Ovviamente, amiche mie, mando un abbraccio a tutte voi, che siete veramente delle persone splendide, delle persone splendide, che state già che mi seguite, che state qua, vedete me che sono matta. È tutto dire. Io vi saluto veramente a tutte quante. Ma secondo voi reggerà tutto il peso? Oh. Ok, secondo strato fatto. Adesso è l'ultimo, amici. Cioccolato bianco. Adesso qui arriva la parte più difficile di tutta l'operazione. Perché dobbiamo veramente formare la cupoletta. O per chi è di Roma, è il cupolone. Dobbiamo formare il cupolone. Oh signore, qua mi crolla tutto, mo lo sento. Lo sento che mi crolla tutto. Eccolo, Stanno a cascare. Io direi che adesso ne aggiungo uno finale. Eccolo. E direi di lasciarlo così. Che dite? Non lo so. Io lo lascerei così. Non ne aggiungerei altro perché veramente... Ovviamente quelli che avanzano non è che si buttano. Adesso ci faccio un vassoietto a parte. Fatto questo... Mo ve lo faccio vedere dall'alto. Facciamo una piccola decorazione con la panna. Aspettate, vado a prendere la panna e poi, fatta la decorazione, vi faccio vedere il risultato. Amiche mie, questo è il risultato. Da perfezionare, Ma torta profiterol. Cioè, guardate qui. Dai, non è bellissima, non è il massimo, potrebbe essere migliore, ma per essere la prima volta, cioè, ma che gli volete dire a sta torta? Aspettate che devo fare una bella foto, pure per Instagram, aspettate, Cioè, guardate che roba. Alla fine ho fatto una preparazione, 1, 2, 3, 4, 5, 5 preparazioni. Crostata morbida, crema pasticcera, inserto di disco al cioccolato fondente, e, i cosi come i bignè, crema chantilly e panna montata. 3 cioccolati. Mamma mia, troppo carina. Chissà Andrea se gli piacerà. Secondo me questa è buona, Questa è buona forte. Dopo vedete quando la taglio come esce fuori,
Comunque adesso la vado a mettere in frigo perché ho paura che qua mi si smonta tutto quanto. E nel frattempo cerco di recuperare tutto quello che mi è rimasto. Quindi questi bigliettini, questi cioccolati perché non si spreca niente e la panna. Allora, questi bignè li lascio così. Sti cioccolati ci voglio fare dei cioccolatini perché vi faccio vedere. Ho praticamente degli stampi. Stanno? Eccoli qua. Vedete? Questi sono stampi per cioccolatini natalizi. Adesso mi metto qui di santa pazienza e li faccio. Vabbè, adesso io vi saluto e vado a fare sta pazzata di cioccolatini, se non si vede, anzi, come entra, ecco, adesso vado a fare sta pazzata. Comunque la torta è venuta bene, troppo bella, torta finita. Adesso è arrivato il momento dedicato alla pubblicità di questo nuovo prodotto che mi hanno inviato. E sono molto contenta, come dicevo prima, perché lo sapete, quando io vi propongo qualcosa è perché sono certa che vi piacerà e sono sicura che è un prodotto valido. E non l'ho mai usato, però insomma, informandomi e poi capirete perché secondo me è valido e mi darete ragione. Comunque mi ha contattato questa azienda che si chiama Persomber, che io non conoscevo, ma che ho visto che è molto famosa e anche tante altre ragazze l'hanno pubblicizzato e sono stati gentilissimi. Infatti io li ringrazio veramente tanto per avermi scelto per questa collaborazione e per avermi mandato il loro prodotto gratuitamente, quindi veramente grazie di cuore. Allora, il prodotto in questione è questo qui, lo smartwatch. Amiche mie, io lo so che voi siete come me, vi piacciono queste cose. Lo smartwatch, io vedete, ancora imballato, non l'ho aperto perché volevo aprirlo insieme a voi per vedere subito, cioè avere la reazione in diretta, quindi insieme. E sono rimasta veramente contenta di questo perché adesso vi spiego anche il perché. Ha un prezzo veramente ottimo e l'ho pensato proprio come regalino da fare per Natale. Lo sapete che sul mio canale io pubblicizzo solo cose low cost o cose che comunque magari costicchiano un po' di più, però grazie alla pubblicità che vi faccio avete degli sconti e sono comunque dei prodotti validi. Allora, questo qui, grazie a questo video, voi avrete uno sconto. Adesso vi spiego tutto quanto. Intanto apriamolo e poi vi faccio vedere com'è. Vi giro bene la telecamera così che voi riusciate a vederlo. Aspettate, voglio proprio fare una cosa professionale. Vediamo un po', eccolo qua. L'apriamo insieme per la prima volta. Ecco qui, comunque i tempi di consegna sono spettacolari, è arrivato in 2-3 giorni lavorativi, veramente ci hanno messo pochissimo. Mamma mia, guardate che bello! Già il colore è bellissimo, dovete sapere che loro mi hanno chiesto quale colore volessi. Io però apposta non l'ho detto perché siccome ci sono quattro colorazioni e tutte e quattro sono bellissime e secondo me anche i colori, quelli un po' più maschili, perché diciamo che ci sono il lilla, il rosa, il blu e il nero. Ma voi dovete vedere quanto è bello il blu, ma anche il nero e secondo me anche le donne possono metterselo, anche le donne. Allora, prima di tutto, eccolo qui nella sua interezza. Abbiamo questo cinturino. Ah, ecco, la cosa bella è che c'ha anche questa fibbia, vedete? Non è d'acciaio, così non vi provoca allergie. È una fibbia tutta in plastica, e questo è di gomma. Adesso io vi leggerò poi mano a mano tutte le caratteristiche di questo orologio. Intanto togliamo. Qui c'è scritto che prima bisogna metterlo 5 minuti a caricare. Io intanto lo speliamo e lo speliamo anche di sotto. Eccolo qua.
spettacolo! In dotazione abbiamo il libretto di istruzione, eccolo qui, vediamo se c'è l'italiano. Andiamo alla ricerca, vediamo un po'. Questo non è. Vediamo, eh. Comunque potete anche leggerlo direttamente sul sito. Vediamo un po'. Facciamo proprio le cose passo passo insieme, amici miei. Vediamo un po'. Sì, c'è anche italiano, non avevo dubbi. Eccolo qui. Parte da qua. E c'è anche italiano. Ovviamente, amiche mie, come tutti gli smartwatch, potete scaricare un'applicazione. Ma adesso facciamo passo passo tutte le cose insieme. Basta anche, vedete, qua c'è il QR code, scannerizzare questo con il vostro telefono e vi si scarica direttamente l'app. Comunque, qui avete scritto tutto quanto. Adesso io lo metto in carica, perché abbiamo anche il filo, ovviamente, in dotazione. Vedete? La cosa bella è che potete attaccarlo a tutti i caricabatterie che ci avete in casa, tanto chi di noi, quanti ce ne abbiamo dei spinotti che vanno alla presa? Tantissimi. E ha come attacco questo qui, con la calamitina. Si mette qui dietro e si attacca da solo, vedete? Cioè va proprio da solo, così. Aspettate perché c'è un verso, eh? Ecco qua, vedete? Attaccate lo spinotto e questo si carica. Quindi fra un secondo ci rivediamo con questo orologio caricato. L'ho messo sotto carica e si è acceso subito, quindi la prima cosa che è da fare è scegliere la lingua e scorriamo ovviamente tutto touch. Vedete, adesso qui voi dovete scannerizzare ovviamente questo QR code per scaricare l'app. Datemi un minuto che lo faccio e poi proseguiamo. L'ho appena messo in carica, ma era già carico, quindi arriva già con l'80% di carica. Ragazze, è fantastico, cioè vi faccio vedere adesso, lo facciamo insieme. Ho messo l'applicazione, avete visto bene come ho fatto, e l'ho attivato. Dovete attivare Bluetooth sul telefono e poi lo collegate. In questo modo sono collegati e potete farci tantissime cose. Allora, prima di farvelo vedere, voglio farvi vedere proprio dal loro sito cosa dice che questo orologio fa. Intanto si chiama, vi faccio vedere proprio bene, eccolo qui, lo vedete, è proprio questo il modello, costa 59,99 euro, si chiama Sprot 1, ma grazie al mio codice sconto Sara, Sara 50m, avrete il 50% di sconto, quindi lo pagherete 29,99 euro. Ci sono in queste colorazioni, quindi abbiamo il viola, poi abbiamo il rosa, poi abbiamo, come dicevo prima, il blu, ma questo blu è un blu petrolio, è bellissimo, e poi abbiamo anche questo nero, fantastico. Vi dico quello che fa questo orologio, praticamente eccolo qui, la promemoria chiamate e notifiche Bluetooth intelligenti, quindi voi, io già l'ho provato dal telefono, potete chiamare e si sente proprio, voi parlate proprio tramite l'orologio. Quindi voi dall'orologio potete fare le telefonate. Adesso io ve lo faccio vedere passo passo. E questa è la schermata, vedete? Girate qua, comporre, andate qui, componete il numero oppure memorizzate dei contatti. Aspettate che mo qui prima che... Oh, beh... Memorizzate i contatti, quindi andate su contatto, cliccate, voi telefonate, io adesso non ve lo faccio perché non vi posso far vedere il telefono di Andrea, e qui c'è tutto il menu, vedete? Ok, cliccate su, che ne so, comporre, mettete il numero, telefonate e voi parlate proprio dall'orologio, cioè voi non avete bisogno di andare a prendere il telefono, se ce l'avete in tasca, nella borsa, voi parlate dall'orologio. Poi, quindi questo è fondamentale. Poi abbiamo quadrante personalizzato, dentro ci sono oltre 100 stili diversi di quadranti, ma voi potete mettere come quadrante anche una vostra foto, una vostra immagine presa dal telefono, eppure questo è fantastico. Poi abbiamo
C'è scritto: questo orologio intelligente può monitorare la frequenza cardiaca in tempo reale, l'ossigenazione del sangue, il sonno. Quindi, grazie a questo orologio potete controllare il vostro stato di salute in tempo reale, i passi giornalieri, le distanze delle attività, le calorie bruciate. Poi ci sono oltre 100 modalità sportive, quindi chi fa sport lo può usare benissimo e monitora più di 100 sport. Fantastico. Poi c'è scritto: si prende cura della salute delle donne perché monitora anche il ciclo mestruale delle donne, vi dà la stima dell'ovulazione. Insomma, ragazze, fantastico. Poi c'ha le funzioni multiple, tra cui è impermeabile, quindi aspettate. Presenta sì, funzioni aggiuntive tra cui impermeabilità, però ovviamente non sopporta, non va immerso nell'acqua. Ha il previsione del tempo, la sveglia, il timer, la fotocamera, il controllo della musica, veramente è fantastico. E ci mette 2 ore per ricaricarsi e può essere utilizzato per 7 o 10 giorni oppure 30 giorni in stand-by. E ovviamente sia con Android che con iOS come programmazione, e poi quindi anche per l'iPhone. E il cinturino è universale e può essere sostituito. Io, come avevo detto prima, mi hanno mandato questo viola, bellissimo. Adesso vi faccio vedere un po' di funzioni. Ovviamente qui c'è il battito cardiaco, le calorie bruciate, vedete il meteo e la temperatura. Quanti passi fate, quante calorie bruciate, qua vi monitora il cuore, e questo non ho capito, forse è la saturazione, e i vari sport, vedete, ci sono tutti, calcio, cricket, badminton, cioè veramente c'è stato di più di tutto. Questa è la monitorizzazione del sonno, qui abbiamo proprio il meteo, guardate che figata, è troppo bello. Qui potete mettere la sveglia, l'allenamento respiratorio, la musica potete controllarla da qui e poi potete aggiungere anche altre cose. Di qua abbiamo comporre, quindi se volete comporre il numero di telefono, i contatto, record di chiamate, vi dice chi chiamate di più, i dati delle attività, del cuore, l'ossigenazione, la pressione, lo sport, il sonno, e vi arrivano anche le notifiche e i messaggi. Cronometro, torcia elettrica persino, vediamo un po' che fa. Oh my god, che dovrebbe fa? Illumina, ma è giorno, ma che figata, ma vi rendete conto? Allenamento respiratorio, trova telefono, no vabbè, questa è la più bella, trova telefono. Quante volte ci perdiamo sto telefono? I messaggi, la musica, la telecamera. No, raga, la telecamera no. E come funziona? Questa me la devo studiare, eh? Vabbè, adesso non so come funziona. Per tornare indietro, mi sa che basta che fate. Così arriva proprio all'inizio. Telecamera, impostazioni. Forse dalle impostazioni potete vedere bene, vedi lo stile del menu, l'intensità della vibrazione, oh, la durata del display, 10 secondi è un pochino poco, famo 30 secondi e passa la paura. Poi la lingua, la batteria, il codice QR code, l'info, la suoneria. Questa pure dopo ce la cerchiamo. Insomma, ragazze, io è uno spettacolo. Vi ho fatto vedere un po' di tutto. Lo sapete che io faccio le pubblicità a modo mio. Adesso ve lo faccio vedere anche indossato. Quindi me lo metto e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, io l'adoro. Io non so voi, ma io adoro gli orologi grandi. Cioè, io adoro gli orologi grandi. Ha veramente tantissimi buchini, quindi vanno bene per tutti i polsi, eh? Io ho il polso piccolissimo e mi sta alla perfezione. La cosa positiva è che c'è questa, come la vogliamo chiamare? Linguetta, questo pezzettino qua. Vedete che blocca la linguetta e non vi va su e giù, che io li odio quando so così gli orologi, ma è una bomba, guardate che bello. Spettacolo, mi piace. C'ho 61 battiti al minuto. Ragazze, a me piace tantissimo. Lo sapete che io non vi
pubblicizzo niente che non possa essere adatto al mio canale, ma soprattutto a voi. Vi ripeto, c'è lo sconto del 50%, quindi se avete in mente di farlo come regalino, andate e usatelo. È Sara 50M, e tanto poi nell'info box c'è il link diretto dove potete andarlo a acquistare. E niente, i quattro colori. Perfetto, quindi grandi, piccini, potete acquistarlo per tutti. Secondo me è comodissimo, comodissimo. No, ma il fatto della chiamata, della videocamera che le puoi attivare e disattivare dall'orologio, dei messaggi, monitora il ciclo, cioè veramente sta tutto qui dentro, è una bomba. Vabbè, io adesso lo sapete che non è che ve lo devo vendere, io ve lo propongo, a me piace tantissimo, sono entusiasta. E quindi adesso vedete voi, insomma, io vi ho dato un'idea. E niente, quindi ringraziamo la Personver per avermi mandato questo fantastico orologio e me lo vedrete spesso sul polso, anche in altri video, quindi se vi interessa, ogni volta se non vi ricordate il codice sconto, mi volete fare domande sull'orologio, voi fatemi domande tranquillamente che io vi risponderò nei messaggi. Questo compleanno vlog ovviamente sta durando, sta continuando, però mio marito lavora, quindi non si può fare altrimenti. Però io adesso sto qui, mi sto riposando un po' sulla mia poltrona, perché ragazze, non lo so che mi ha preso, ma sul divano mi viene mal di, ovviamente mi viene la cervicale, il dolore di cervicale e mal di schiena. Mi sto invecchiando pure io e mi sono messa sulla poltrona che invece c'ha lo schienale alto e sto bella dritta. Adesso no, mi sono un attimo storta per leggere il telefono. E comunque volevo dirvi, avete appena visto tutta la collaborazione. Perdonatemi se l'ho fatta un pochino lunga, lo so, magari qualcuno di voi avrà pure annoiato, però sapete che per consigliarvi un prodotto, io ve lo voglio far vedere bene, cioè deve essere fatto vedere bene come si deve, tutte le informazioni, perché se vi piace o non vi piace, almeno avete, le informazioni giuste per prendere una decisione, cioè avete le informazioni giuste per poter capire se questo prodotto vi piace o no. Quindi perdonatemi se sono stata un po' prolissa, però mi sembrava giusto, ecco, farvelo vedere nell'interezza e tutte le varie funzioni, descrivervelo bene. Poi sapete che io chiacchiero tanto, quindi ci posso fare niente, quindi perdonatemi, perdonatemi. E niente, adesso stiamo aspettando che scendano i miei e così mangiamo questa tortina. Aspettiamo anche che Andrea finisce di lavorare, ovviamente. E niente, facciamo merenda con la torta. Non vedo l'ora, c'ho una fame. Adesso l'ho tirata un po' fuori dal frigorifero perché almeno si stempera un po', se no è troppo fredda. Che qui, ragazzi, fa freddo, c'è un tempo veramente schifoso. Niente, niente, volevo dirvi questo, ecco, perdonatemi per essermi dilungata così tanto nel pubblicizzare l'orologio, che in tutto questo io ce l'ho qui ed è una figata. Cioè, il mio entusiasmo non lo prendete come una cosa per vendervi qualcos'altro, no, il mio entusiasmo è perché per me veramente, io sono veramente entusiasta, cioè è la prima volta in vita mia che mi mandano una cosa che mi piace tantissimo, a parte la crema, no? Per il viso, eccetera, ma un oggetto veramente che mi piace, ecco, mi piace. Voi sapete, io già ce n'ho un altro, ma non c'ha tutte le funzioni che c'ha questo, cioè assolutamente niente proprio a cui vedere. Sono felice per poco, ecco, sono felice per poco. E niente, ci riaggiorniamo dopo per il momento della torta. Festeggiato! Si mangia la torta! È arrivata mamma, papà, guardate quanto è bella mia mamma oggi con sua maglietta al bordeaux. Mi pare che ormai è diventato un figurino, papà? Papà c'ha fame, si è dimagrito tanto. Volete la torta? Lasciate i posti a sedere. Amo, mi sa me devi prendere col sgabello. Questo è bello orologio che Questo è un c'ho, bello orologio? mo'. Lo sgabello Ah, è vedi? quello. Lo sai che è? Che è, papà? Oh, che fai, Goku? Che
Che è del coso di che marca? Per Somber, papà. È l'azienda che me l'ha mandato, per Somber. Allora, ho preparato la torta, le candeline le ho messe su in cima al monte, praticamente. Ma? 59,90, con lo sconto mio 29,90. Hai capito, ma? Compratevelo. Guarda, 2 anni. Allora, adesso accendiamo, vieni, Valè. Ok. Eccolo. Accendiamo. No, mamma, devi fare il primo. Mamma, 55. No, mamma, papà. Papà ha 55 anni. 52 no. anni. Ah, sì, 52 anni, mi sono sbagliata. A che ti grande. Ma buona questa torta. Tanti auguri a te. 25. Tanti auguri a te. Aiutami che mi sta a cascare. Tanti auguri a papà. Tanti auguri a te. Sofia! Dai, amo Sofia, che cascano! Prima faccio il desiderio. Se questo fa cacca. Se questo fa cacca. Dai, amo! Dai, papà! Bravo! E adesso se la mangiamo! Adesso facciamo il taglio della torta. Come il matrimonio. Come il matrimonio. E vediamo com'è venuta, perché questa va... Che devi fare? Inciacchiamo. Dai, la nonna! Va proprio... Sì, hai sentito il crack del coso, amore? Sì, aspetta, che ho fatto una ripresa. Si vede che non sei. Senti! Sembra che stai tagliando le cicale. Le cicale? Sì. Perché dentro c'è l'inserto al cioccolato, vero, amore? Come l'inserto al cioccolato? Ah, belli, qua sta si appanna. Vede? Non si vede, amore. Si vede? No. C'è, ma non si vede. Questa è la torta tagliata, guarda tante. Oddio, è calda. Si è cappottata. Si è cappottata. Ma è il cioccolato. Guardate che bella. Mamma, mi è il cioccolato. Adesso però finisco e ce la pappiamo. Dai. Dentro si vede. Guarda un po'. Eccolo, è questo qua, Guardito. È a posto. Vabbè, dai. Comunque non siamo dei mangioni, perché è rimasta... Ne abbiamo mangiata solo metà e siamo in 8, Vero, mo? Sì. No. Però ragazzi, potete capire quanto è buona. Buona, ma un po' pesantuccia, un po'. Quindi. Bisogna. Ma era buona, ma? Buonissima. Scusa, ma dolce come vuoi. Fa? Pesante. Adesso arriva il momento del regalo. Eccolo qua. Allora, Andrea ha ricevuto 2 regali, uno glielo abbiamo fatto noi e uno mamma e papà, i soceri, come si dice a Roma, i soci. Allora, quello di mamma e papà non si può far vedere in video, perché ti hanno fatto un perizoma tigrato, amore. Dai, ma si può far vedere, che è? Tutti si mettono, No, perché ho levato le scatole, perché se mi centrava. Questo è quello che ti abbiamo fatto la tua famiglia noi. Spider-Man? Con Spider-Man, perché sì, infatti, guardate che carina l'incarto con Spider. Belli. Posso battere a tennis? Infatti. No, sono belle speciali. Sono belli, guarda un po' se ti stanno bene, amore. Sì, uguale, Ma che? Sono Ok, ora devo impasta. Ma sono bellissime. La storia di queste scarpe gliela raccontiamo? Allora, Andrea, se tu vuoi scegliere le scarpe. Oh, tanto? No. O stanno comode di collo dei piedi, amore, per cazzo di vedere. Sono comodissime. E per l'inverno perché non c'ha scarpe da mettere. Com'è? No, le piante è giusta. È a posto. Aveva visto queste, gli piacevano da morire, però costicchiavo, dicevo no, costano troppo.
quindi aveva optato per una scarpa che costasse di meno. Allora, siccome doveva far compleanno, ho detto moglie, le compro io, e altro che costano troppo. Te meriti tutto, amore. Grazie, amore. Grazie. Grazie. Prego. Belle, belle, belle. Prego. Adesso c'è il regalo dei soci. Scarpa, ricordo. Ne hai fatta. Una scarpa, amore, sei rimasto con una scarpa e una sola. Beh, speriamo che ti stanno bene, io ho preso la stessa misura. Dopo, stasera, ma te lo dico, domani te lo dico. Adesso non si può far vedere? I nonni fanno ovviamente regali utili, perché che gli vuoi fare? Voi dovete sapere che mio marito vive con le mutande che gli compro mio vero, ma vero, ma se ti piacciono, se no sì, e meno male che gliele compra lei, perché io a moglie non gliele compra mai. Tu mi hai fatto le scarpe, però ti ho fatto le scarpe. Ah, guarda se ti vanno bene. Ah, belle, amo Vittoria, ma sono belle queste, oh. Che succede? Dai il bicchiere, dai il bicchiere e poi dopo ci penso io. Grazie. Oh, poi ho fatto due vinci, perché bianco uno solo, perché è meglio vincere. A posto. Ma guarda che un po' di albero di Natale te si vede nel video, ti avevo detto che non facevo vedere decorazioni, ma un po' si vede, dai. Vabbè, sei contento, amore? Contentissimo. A posto. Tanto ormai sono... Mi vuoi rompe? T'ho rassegnato. A che? Hai fatto il cielo che devo comprare. A che c'hai? Che devi convivere con le decorazioni? Il mio compleanno è il mio compleanno per Natale. Sto comprando sempre da quella, da quella che posso sempre comprare. Dai, amore, ringrazia tutte le mie follower che ti hanno fatto gli auguri. Grazie a tutte quante per gli auguri, siete state molto gentili. Grazie per la carta. Che dire? Al prossimo compleanno. Oh, che bacio, che bacio. Tanto allargare. Amici miei, finalmente siamo arrivati a fine giornata. Allora, questo compleanno vlog è finito, si vede pure dai miei occhi, sono stanca morta. È andato tutto bene, ci siamo divertiti, Andrea sono piaciuti i regalini. Adesso si è fatta l'ora di cena, perché noi facciamo sempre la torta dopo che stacca Andrea, quindi verso le 5:30. E adesso però devo pensare alla cena, così mangiamo e ce ne andiamo a dormire. E mi sono divertita a stare questa giornata insieme a voi, a farvi vedere cosa abbiamo fatto e niente, e che dirvi, venerdì ci sarà un altro vlog e non ci sarà video spesa. Il video spesa Eurospin ci sarà lunedì prossimo, c'è solo questo piccolo cambio di programma. Farò un altro video, non so se è un vlog, devo decidere un attimo perché ho avuto un po' dei programmi spostati, quindi la spesa la vedrete lunedì. Niente, che dirvi, mi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!